Urne aperte in Lituania per eleggere il futuro presidente del paese. 9 i candidati in corsa, ma di questi solo 3 sono quelli che hanno una chance di diventare capo di Stato. Nel paese tendenzialmente europeista, che arriva al voto con un'economia in crescita, lascia la presidente. Dalia Grybauskaitė è una delle leader europee più critiche nei confronti della Russia. Grybauskaitė ha ancora un gradimento molto alto, ma non è rieleggibile perché ha già portato a termine 2 mandati. Tra i papabili ci sono poi Ingrida Simonite, ex ministro delle finanze, conservatrice, popolare nei centri urbani. Simonite, 44 anni, forte del gradimento dei giovani su posizioni eticamente liberali, è la favorita alla successione, con un consenso negli ultimi sondaggi intorno al 22%. Nel terzetto di testa dei candidati aspiranti alla presidenza c'è poi il primo ministro in carica, Saulius Svernelis, populista. Governa a capo di una coalizione tra l'Unione dei Contadini e Verdi e il partito laburista socialdemocratico. Altro sfidante, l'economista indipendente Gitanas Nausėda, ex banchiere, propone agli elettori un welfare più forte e la riduzione del divario tra ricchi e poveri. In Lituania il 30% della popolazione è a rischio povertà e la situazione è molto più critica nelle campagne. Il secondo turno delle presidenziali si terrà tra 15 giorni, coincidenza delle europee.